Negli ultimi 2 anni in Toscana ci sono stati 59 casi di meningite di tipo C, 31 nel 2015 e 28 nel 2016. 12 di questi sono stati mortali, 6 lo scorso anno, 6 in questo. Alcune delle persone colpite erano vaccinate. Non significa, hanno spiegato più volte dalla regione, che il vaccino non funziona, ma che dipende da un lato dai soggetti e poi che servono dei richiami. Per fronteggiare una situazione che comunque l'assessore Saccardi non definisce di emergenza, la Giunta regionale ha stabilito altre misure per contrastare la diffusione dell'infezione, apposite campagne di vaccinazione da condurre nelle scuole, la proroga al 30 giugno 2017 della campagna straordinaria di vaccinazione, sempre quella contro il meningococco C, e soprattutto un terzo richiamo vaccinale per la fascia considerata più a rischio. Abbiamo previsto un primo vaccino tra i 13 e i 15 mesi, un altro tra i 6 e i 9 anni, un richiamo tra i 6 e i 9 anni e un altro dai 13 anni in su fino ai 20 anni. L'obiettivo è quello di garantire nella fascia d'età 11-20, che è la fascia appunto considerata dagli esperti più importante per assicurare una copertura di gregge, l'obiettivo è quello di assicurare l'85% di copertura vaccinale in questa fascia d'età. Nel frattempo, l'Agenzia regionale di sanità ha condotto un'indagine sui portatori sani del meningococco C, che sono pochi. Si parla di uno 0,17%, che è una percentuale irrisoria anche rispetto alle persone che sono risultate portatori sani invece del meningococco B, cioè 10 volte superiore.